bentornati al consueto appuntamento con Aspettando il TG. Voi vedete già quale sarà l'argomento di stasera, queste torte di incredibile bellezza, faticosissime a farsi, di soddisfazione, un pochino ingrassanti, ma insomma neanche poi troppo, che sono proprio l'ultimo modo per festeggiare anniversari, battesimi attraverso torte che certamente non sono le nostre torte. Noi eravamo abituati al mille foglie, quello degradé con gli sposini in alto. In realtà adesso vedete abbiamo dei trionfi ricoperti di glassa di zucchero, di pasta di zucchero, con addirittura delle scene, delle interpretazioni di vita quotidiana, anche degli animali. Qui abbiamo i coniglietti, rose, frutta, di tutto, insomma, creato dalle mani dei cake designer. Spesso quest'anno cerchiamo di valorizzare quest'arte perché è molto seguita anche a casa, e ci sono ragazzi che si improvvisano dopo aver fatto addirittura corsi attraverso internet e aver comprato tutto attraverso internet, e si improvvisano cake designer. Allora, vediamo un attimo di stasera scoprire come si fa una torta di nuova generazione, quindi queste tower che adesso vi presenterò, attraverso Marzia. Eccola qua, le torte di Marzia, via Ernesto Guevara. Buonasera Anna Maria. Eccola qua, bentornata. Allora Marzia, dimagrita? Sì, nonostante le torte, sì. Si vede che ne hai fatte tante e quindi buon hai lavorato molto. Sì. Allora, queste torte sono quelle che hai fatto, le tue ultime creazioni. Vedo che si spazia dal classico, sì, con i ricami qui, sì, quello che è veramente, credo sia molto impegnativo a fare. Non so, sì, se riuscite. C'è una tecnica particolare. Ecco, diciamo, è una tecnica come dei prodotti particolari. Ricorda quei ricami, no? Sì, proprio il punto rinascimento di una, sì, volta. Sì, proprio letrine, merletti e quant'altro, sì. E questa, diciamo, che è proprio di ispirazione anglosassone, sì, assolutamente. Poi invece abbiamo quelle che sono un po' più divertenti, destinate ai ragazzini, più personalizzate, sì, quindi coniglietti, no? Sì. Quanti chiamano coniglietta mia, coniglietto, eccetera, eccetera. Sì, va bene, no? Per tutte le occasioni. Per tutte le occasioni. E poi invece abbiamo addirittura delle torte, io voglio andare un attimo a vederla subito, questa con i fiori di primavera che veramente trovo deliziosa. Sì, molto carina. Sempre per i ragazzi. Sì. E poi quella, il modello Tiffany, per chi fosse un cliente di Tiffany, beh, è facile riconoscere il color Tiffany, no? Sì, che è questo verde acqua meraviglioso. E questa invece, vedete la differenza, non solo la differenza di destinazione, nel senso che queste sono destinate ai ragazzini, ai battesimi, insomma, alle feste dei bambini, ma anche l'impostazione è molto raffinata rispetto ad alcune che vengono fatte. Sì, questo era in altri di una paesi. Mia cliente che ha compiuto 40 anni e appunto voleva lo stile Tiffany, e quindi abbiamo realizzato. C'è da dire che questa è solo la parte finale della torta che realmente è stata realizzata. Ah sì? Sì. Quindi quanti piani erano? 40 erano, piani? No, un piano in più grosso però. E praticamente è un modo questo per lasciare ai miei clienti in ricordo un pezzo di torta, diciamo. Quindi la parte finale polistirolo, quindi dalmi cake rivestito e decorato, me lo portano indietro, lo restauro qualora fosse stato danneggiato e poi lo metto in questa teca e lo restituisco al cliente che lo tiene nel tempo. Quindi conserva una parte della sua torta. Mamma mia! È un'idea, sì, che mi è venuta. È un'idea che ti è venuta, ma veramente questa è proprio americana, questa idea, parliamoci chiaro. Io invece qui vedo, e non saprei quale scegliere, quello proprio di cui volevo parlare stasera, le tower. Ma che cosa sono? Sono delle vere e proprie torri di cupcake. Cupcake sta proprio per torta in coppetta, quindi sono delle vere monoporzioni di torta servite ai propri invitati. Si può toccare? Sì. Guardate come sono. Con i loro frosting aromatizzati, qui abbiamo lampone, nocciola, caffè e Oreo. Pensate, sono tutte fatte da profumatissime. Peccato che non lo possano sentire i nostri telespettatori. No, però possono vedere i miei occhi dilatati. Allora, noi vi insegneremo stasera a fare queste. Quindi un suggerimento carino, perché appunto sono, uno si avvantaggia veramente, no, con queste, sì, torte, sì, sì, non, sì, deve tagliare, non sporca. Infatti, quando vedono le mie torte i clienti dicono: oh mamma, come si taglia, che in effetti, dopo averglielo spiegato è semplicissimo, ah, però sì, si dispiacciono. Male. E allora questa è una versione, diciamo,
insomma, molto una versione pratica. Più veloce, sì, che sì, va sì. di moda adesso. Allora, chi potevo mettere accanto a tanta maestria? Una persona che veramente nella sua vita è semplice, molto molto bravo, perché lo è, e che volevo mi facesse un dolce molto povero ma tipico di questo periodo e che è destinato nelle campagne toscane, ma in tutta la Toscana, soltanto al Giovedì Santo, ed è il pan di ramerino con il nostro Giovanni D'Avernio, che è qui, che è triste, dicevo come fa. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, io ho piacere di questa introduzione così semplice, sono contentissimo. No, perché lui dice no. Però davanti a questi capolavori, insomma, però la tradizione ancora è qui, via. Ora non ci siamo ancora, come io, insomma, l'America, beh, lasciamo perdere, comunque... E ti rimandano subito indietro, Giovanni. Ma lo sapevo, ti rimandano, quindi non ti preoccupare. Allora, non è il fatto che sia un dolce semplice, ma che tutti conoscono e che mi fa proprio piacere ripresentare, non significa che sia da meno di queste torte. Certo, c'è disparità di lavoro, non è alla moda, ma è stata alla moda per millenni, addirittura nasce nel Medioevo, quindi, insomma, ne ha viste, no, questo pan di ramerino. Va bene? Okay. Allora, senti, a questo punto andiamo subito al tuo pan di ramerino e vediamo. Il pan di ramerino allora funziona a questa maniera. Funziona, allora, cosa sono gli ingredienti? Sono allora farina, io ci metto olio extravergine, poi ci metto un po' di latte e un po' di acqua, come tu dire le quantità. Allora, le quantità bisogna vedere un po', ma ad esempio questi sono 400 grammi di farina. Ecco, che e per servono, quanti pan di ramerino tieni? L'importante è come si fanno grossi come una piccola mela, qui c'è la bellezza di 6-7 pan di ramerino, perché poi con la lievitazione certamente raddoppiano. Esattamente. Ecco. Allora, e poi gli ingredienti sono allora sale, oltre allo zucchero ci si mette sempre come a piacere, perché il pan di ramerino c'è troppo chi dolce, no, non è. No, sale, un po' di zucchero dentro, uvetta, rosmarino, e vi farò vedere poi che lo lavorerò con l'olio caldo perché dà un sapore proprio buonissimo, e lievito di birra. Questi sono gli ingredienti più, e l'uvetta, è chiaro, l'uvetta che è la cosa più semplice che ci da sia. Fare. Questo che serve, diciamo, il pan di ramerino è buono per fare una merenda per un bambino, per una bambina, per un anziano, è molto digeribile, perché si sa benissimo che questa pianta qui è un antibiotico. Tanti diranno, perché dice allora un antibiotico? Ma io non ho bisogno dell'antibiotico. Quando il nostro organismo non ha bisogno dell'antibiotico, ci sono delle sostanze di rosmarino digestivi, calmanti, che l'antibiotico lo tiene da parte, però esalta questi profumi, queste cose buone. Se voi la sera vi andate a letto, avete mangiato tanto, voi prendete un ramettino di rosmarino o ramerino, come si chiama, il un po' d'acqua, si toscano. Fa bollire per 2 minuti, si fa leggermente posare, si beve, vi fate un sonno tranquillo, rilassante, e state bene in salute. Bene, ora sembri l'amico del ramerino. Allora, però, tornando invece un attimino indietro, mentre inizi proprio a lavorarlo, per favore, Giovanni. Sì, per prego, allora inizia a lavorare. La prima cosa volevo ci soltanto si mette. Dirvi che il pan di ramerino ha origine nel Medioevo addirittura, ed era legato essenzialmente al Giovedì Santo. Questo perché? Perché in questo periodo si aveva tanto pane, tutti facevano il pane, e quindi si aveva della pasta lievitata che avanzava. Come vedete è povero, perché non ci sono ovviamente le uova, che fino alla Quaresima passata, fino alla Pasqua, non venivano consumate, ma venivano accantonate per essere usate nei dolci di Pasqua. E poi soprattutto abbiamo la presenza, che non è soltanto per gli aromi, ma anche ha una sua simbologia, la presenza del rosmarino, che riguarda l'immortalità. E quindi tutto quello, il pane, quindi spezzare il pane, l'immortalità, ha tutta una sua simbologia che è legata poi anche al Giovedì Santo. Poi dopo è diventato talmente di moda ed era talmente buono che alla fine si è cominciato a introdurre e l'uovo e per esempio con il pan dei santi durante novembre, la frutta candita, la frutta secca. È venuto arricchito, diciamo. È venuto molto però arricchito. La base iniziale è soltanto questo. Allora, vogliamo dire che cosa hai fatto finora? Io ci ho messo allora un po' d'olio. Come un impasto mi fa la pizza, grosso modo, però io la addolcisco, diciamo, con un po' di latte, che perché viene un po' più a biscotto, viene un po' più
tenero, invece la pizza viene piuttosto, il rosmarino verrebbe, praticamente verrebbe un po' piuttosto duro. Ecco. Allora, poi ci ho messo un po' di sale, un po' di zucchero, va bene? Ora a questo punto sai che ci mettiamo? Ma io penso la farina, non la farina, lo so. Però ora in attesa. Allora, prima hai detto che ci abbiamo messo l'olio, va bene? Poi dopo l'olio abbiamo messo, abbiamo detto l'acqua. Poi dopo l'acqua abbiamo messo un pizzico di sale, un pizzico di latte e il lievito di birra quando si mette? Qui l'ho già smesso. Ah, l'hai messo, non l'hai detto? Sì, ci ho messo mezzo panettino, già mezzo panettino, sono su 25 grammi, però quando ci metti 12 grammi è abbastanza per 300 grammi o 400 grammi. No, se no diventa troppo. Poi la lievitazione, ci vuole un ambiente sa, da 22 a 26 gradi. Io posso mettere la farina intanto? Sì, metti la farina. Tieni, ora qui, dunque, accendiamo la piastra per mettere il rosmarino. Ora vedete, in molti dei nostri dolci poveri, pensiamo al castagnaccio ed altri, c'è sempre il rosmarino, perché poi il rosmarino purifica anche, quindi immortale, sì. Ma è una pianta che purifica, che va bene. Dunque il rosmarino va bene, la maggior parte diciamo, è nato sulla cucina, per fare per esempio il coniglio porchetta, per mettere anche nella porchetta, per fare tante cose. Senti, mi sono venuti brutoni. No, ma gira tutto, tutto, sì, brava, tutto brava. Ecco, basta, così. Ora si gira ancora, si accende possibilmente questa piastra. Allora, praticamente, scusami, se noi volessimo fare prendendo la pasta del pane, in realtà facciamo male, no? Allora, la pasta del pane la facciamo, la potremmo fare, però come ripeto, io preferisco, diciamo, aggiungere un po' di lievito, oltre al lievito un po' di latte, in modo che sa... ma già nella pasta del lievito, della pasta del pane, scusami... Non c'è lievito, non c'è il latte. Non c'è. Ah, quindi il problema diverso è il latte. Ho capito, va bene, perfetto. E poi? A questo punto sai che ci mettiamo? Ci mettiamo l'uvetta. L'uvetta a piacere di una persona, è chiaro. Questo qui la mettiamo insomma qui. E poi devono esserci anche i pezzi di rosmarino, quelli proprio interi, no? Sì, ora ci si mettono, ti farò vedere. Qui ci siamo, però mi mancherebbe un po' di farina. Me la puoi prestare un po' di farina? Grazie. Prego. Molto piacere. Perché dobbiamo, da che cosa avevamo detto 400 grammi? Sì, ma l'ho già visto che... Ecco. L'hai già visto. Senti, Marzia, vieni qui da me. Tu con queste meraviglie hai mai provato a fare una cosa così semplice come è il pan di ramerino? Penso di no, tutti perderesti. Come quando fanno le feste, no? Perché io voglio dove mi chiamo. Dove io mi chiamo, c'ho 10 o 20 persone. È come frati lui, lo chiama. Io come se facessi da mangiare per lavarmi. Io sono abituato a grandi tegamoni, grandi teglioni, adesso io mi so proprio nelle piccole quantità mi perdo. Si perde. Allora, praticamente lui, ho capito, o migliaia di pan di ramerini oppure non le fa. Però ricordiamo che il nostro Giovanni è stato premiato tante volte, ha fatto piatti sulle reti, per le reti nazionali, ha cucinato per Gianni Morandi, ricordiamole che mi mandava anche i saluti, poi, ti ricordi? Ho cucinato anche mio Benigni. Ah, Benigni. Benigni, davvero. Bene, allora, insomma, ricordiamo che il pan di ramerino si consuma ormai sempre e viene abbinato ai formaggi, ma normalmente nasce soltanto per il Giovedì Santo. Abbiamo messo un pochino di olio, un pochino di acqua, un pochino di latte, 25 grammi di lievito di birra, 20 grammi così di lievito di birra e 400 grammi di farina. Abbiamo messo tutto insieme e adesso dobbiamo farlo lievitare, però. Ora la lievitazione qui dipende un po' di lievitazione, ci bisogna andare sempre circa un'ora e mezzo, due ore. Allora, come per la pasta e la pizza, lo copriamo praticamente con un canovaccio. Con un canovaccio. Ora aspettiamo che l'olio faccia il suo corso e andiamo a vedere che cosa si è fatto lì sulla padellina. Vai a vedere e spieghiamolo. Allora, questo olio qui prende un profumo, un sapore proprio di rosmarino. Se te lo metti questo rosmarino così fresco, siccome qui viene, come si dice,
viene... Gli oli essenziali si elimina dalla sumidità, ma viene croccante. Allora, poi quando mangi il pan di ramerino, senti i sottodenti, senti qualcosa che ti scivola, ma non che ti si attacchi, come potrebbe essere... ma che pan di ramerino? Ah, questo qui, va bene. Allora, ma Giovanni mi fa sempre divertire e sorridere tanto. Sorridere. Anche se dice cose vere. Allora, mettendo l'olio su cui abbiamo messo a sfrigolare il rosmarino rilascia gli oli essenziali, quindi quest'olio è assolutamente profumatissimo. Però nella ricetta, quella appunto risalente a veramente al Medioevo, il ramerino rimane, anche il rosmarino rimane proprio lì. Lì, vero? Rimane sopra intero. Esattamente, quindi poi... mettiamolo anche noi, c'è chi lo toglie, chi ha tolto i semi all'uvetta, chi ha tolto il rosmarino, cioè alla fine di queste certe volte ricette rimane ben poco. Una ricetta dovrebbe nascere, diciamo, do un esempio, una minestra di pane, tante fra tante verdure, il cavolo nero ci vuole, la verza ci vuole, non si può, dice ma il cavolo nero non mi piace, non lo digerisco. Beh, allora ragazzi, se si comincia a modificare tutto, non si mangia più una minestra di pane, però si mangia qualcosa ad un piatto che è personalizzato a noi e basta. Eh beh, certo, ora però bisogna anche dire che se a me fa male il cavolo, è chiaro che faccio il minestrone senza cavolo, ti sembra? Sì. Ora si comincia già a sentire, vedi, il profumo, vedi, che sta scricchiolando il rosmarino. Bene. Ora a questo punto... Invece lo mettiamo tutto noi qua, sì, vero? Ora si leva. Si mette qui da una parte in modo che abbia la, diciamo, perché aspetta, non bruci. Spostalo, se no non si vede, scusami, ecco. Vieni da qua, vedete, questo l'abbiamo basta. Messo di lato, ecco. Ora, e adesso punto, che si fa? Facciamo? Gli si ruba un altro po' di farina. Ma dopo non ce l'abbiamo più, la tua amica. No, bollino, basta. Vieni qui, ce l'hai più soffici? Sì, non ti preoccupare, Anna Maria. Sì, ecco. Ladro di pollo, come si dire. Ora qui cosa facciamo? Lo amalgamiamo, lo incorporiamo tutto, vedi? Si forma. Qui si presuppone che sia passato un'ora e mezzo, perché quindi il calduccio dell'olio deve essere messo quando la lievitazione è già stata fatta, no? Qui mettiamo la lievitazione, è già stata fatta. Ora cosa facciamo? Accendiamo ora il forno. Adabro. Ora sì, forno a 180. Vai, accensione del forno. Ora io preparo. Oggi è una puntata che è difficile resistere. Chissà anche gli ospiti di stasera come faranno a resistere. Allora, senti il profumo di questo rosmarino che è entrato. Senti il profumo di questo rosmarino entrato. Buono. Ecco, ora si lavora un altro po', va bene? Poi si prende. Beh, si sposta. Hai portato anche tu un bel dolcetto, vedo. Sì, che cos'è questo? Questo è il dolce delle rose. Ah, perché sono una come delle rose. Pasta brioche, la mia passione, la pasta brioche. Di canditi. Ecco. Quindi hai voluto fare qualcosa di bello ricco. Ma no, come la nostra via, però insomma, ora io prendo. È stato ferito dalle due torte. Dove sei andato, Giovanni? Il dove forno sto l'ho già acceso. Il contenitore, dov'è? Eccolo qua, guarda. Scusami. Ecco qua. Mi sembrava che il preciso oggi fosse troppo calmo, eh? Allora, ora facciamo delle piccole. Ecco, ma la formina è un po' ciambellatina. Ora te la fa vedere, ecco. Allora, si parte così. Sì. Abbiamo detto la proporzione che noi vi abbiamo dato. 400 grammi di farina, un pochino di olio potremmo dire quanto ne sarà, neanche mezzo bicchiere, un bicchierino, no? No, su 300-400 grammi di farina ci va su 3-4 cucchiai. Ecco, un bicchierino, sì. Va bene. Poi abbiamo messo un pochino di latte, un pochino di acqua, 25 grammi di lievito di birra, quello nei dobloncini che sembrano dei dadi, e poi abbiamo messo la farina a 450 grammi. Abbiamo amalgamato ben bene, abbiamo messo dell'uva. È uva sultanina, non state uva a metterci lo allora, zubibone in queste cose. Perché non venga proprio la pallina, le facciamo una piccola croce. Questa croce che dà proprio il segno di pan di rosmarino, che quando o rosmarino o ramerino, c'è una versione di parole. Rosmarino, rosmarino, ramerino. Ramerino, per esempio, ramerino ora viene però usato è... parecchio dove? Come voce dove? Dalle parti di Arezzo. Ah, allora va bene. Dalla parte di Prato invece si adopera più
chi lo chiama rosmarino e rambarino, insomma, insomma chiamatelo come vi pare. Allora, è voi sempre... avete capito qual è, va bene, il questo rosmarino. Questo è rosmarino. Bene, io vi vorrei anche ricordare che questa croce nella campagna, ancora oggi per chi fa pane in casa, ha una duplice valenza. Da una parte serve per tagliare, potremmo dire, perché non possa crescere nel modo abbastanza equivalente da una parte e dall'altra. E dall'altra la croce è per... benedizione. Ecco perché sia nel pane, sia nelle torte pasquali, sia nel pan di rosmarino che andiamo a infornare c'è, ecco, questa ora, croce. Ecco, ora l'importante, siccome io dentro ci ho messo pochissimo zucchero, ce ne mettiamo un po' sopra. Metto sopra. Poi una volta si leva dal forno, per dargli la lucidenza proprio di bellino, con un pennellino, un po' di olio d'oliva, si passa e viene... Bene. Vai a infornare, Giovanni, mentre forno noi andiamo con la pubblicità. Per quanti 20 minuti? Va bene, se ci bruciano non li avremo. Vai! Allora, il nostro Giovanni D'Avernio ci ha presentato un dolce semplice che è il pan di rosmarino. Non è neanche un dolce perché fa parte della famiglia del pane, di tutti di quei dolci che derivano dalla pasta del Erano primi pani, diciamo, della parte contadina, perché allora si cominciava a trovare l'uvetta, si cominciava a trovare lo zucchero. Allora, cosa avevano le cose, diciamo, povere, cercavano di metterle dentro per dargli un sapore differente al pane. Allora, mettendoci l'uvetta, mettendoci un po' di zucchero, l'olio era quello che, insomma, però più o meno c'era il burro, c'era anche il burro perché si sa che con il latte facevano il burro, però non era inserito nel pan di rosmarino. No, il pan di rosmarino ha una sua storia particolare, soprattutto in Toscana è legata, come abbiamo detto, alla Quaresima. Allora, mentre Giovanni va a prendere questi rosmarini che ha fatto, ne ha fatti circa 6, io vi vorrei ricordare le quantità. Quindi noi prendiamo una ciotola dove mettiamo... Bruciano. Ma che bruciano? Bruciano. Belli, allora, guardate per fare qua una bella cosa... Scusami allora un attimo, abbiamo detto che abbiamo messo in una ciotola un pochino di olio, circa un bicchierino, abbiamo messo un pochino di acqua, un pochino di latte, il lievito di birra 25 grammi, abbiamo aggiunto 400 grammi circa di farina, abbiamo lavorato ben bene per far diventare una palla elastica, a cui abbiamo aggiunto l'uvetta, ricordate? Andiamo sultanina e non zibibbo, cioè siamo avari perché non va con lo zibibbo. Poi mettiamo tutto un'ora, un'oretta e mezzo tranquillo a lievitare. Dopodiché mettiamo in un pentolino del rosmarino con l'olio a sfrigolare e uniamo l'olio e le foglioline del rosmarino. O rosmarino. Ormai abbiamo capito. Le uniamo al nostro impasto. Rilavoriamo bene ed eccoli qua. Facciamo questa croce, mettiamo a 160-180 gradi. 180 grammi per gradi per diciamo 20 minuti è sufficiente. Poi si vedono quando io becco l'ornocciola, è questo. Allora, per dargli una certa lucidezza, siccome qui non c'è il burro, non c'è nulla, con un pennellino. Ecco, rimangono lucidi. Rimangono lucidi. Se volete, in questo periodo in cui abbiamo anche voglia sinceramente di essere più vicini agli altri, perché non regalare il Giovedì Santo questo tipo di dolce? Dolce, eh? Un dolce semplice, buono e fa bene a tutti. Poi si mantiene, diciamo, si mantiene la bellezza anche di 4-5 giorni. Se poi si mette in una carta cefola, un cartoncino chiuso, questo si mantiene ancora di più. Ecco fatto, vedete che belli, eccoli qua, perché dicevamo risparmiamo in questo periodo perché poi tempo di festeggiamenti dobbiamo spendere con la nostra Marzia, con quelle torte meravigliose. La nostra mia ci guarda male perché lì si spende di più. No, io scherzo. Ma il nostro Giovanni scherzo. È sempre della tradizione, va bene? Beh, io nella sono tradizione. Anche io mi butto anche sull'americano, perché no? A voglia. Tu vuoi fare l'americano, dai, fatta. Tu vuoi fare l'americano? Ma ti fa tancolo. No, ora scappano tutti, va bene, anche le torte se ne vanno via. Allora, ricordiamo, grazie a Giovanni, la videata degli ingredienti. Ricorda velocissimamente come abbiamo fatto il pan di rosmarino fatto in casa. Allora, abbiamo preso, dunque, una pirofila, ci abbiamo
abbiamo messo dentro 400 grammi di farina. Prima abbiamo stemperato il lievito di birra, che è questo qui, il lievito di birra su 20 grammi, sufficiente, anche troppo. Poi ci mettiamo un gocciolino d'olio, un po' di latte, un po' di acqua e amalgamiamo insieme. Poi ci mettiamo dentro l'uvetta, un po' di sale, un po' di zucchero, a piacere nostro. Poi abbiamo fatto, diciamo, di rosmarino, messo nell'olio in un padellino a farlo scricchiolare. Poi l'abbiamo inserito, abbiamo fatto delle piccole palline, abbiamo fatto una croce, abbiamo messo un po' di zucchero sopra e poi l'abbiamo messo in forno. Il forno a 180 per la bellezza di 16-17 minuti, basta. Bene, bene. Poi l'abbiamo rilevato, bravo, l'abbiamo unto, non ricasciato, mi raccomando. Caro. Senti, è per te, guarda la nostra regia. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda. Tu vuoi fare l'americano? No, io voglio solo ascoltare una bella poesia adesso. Ecco. Il gusto della poesia, poeta, il gusto cosa, della parola. Cosa ci dai? Poeta, cosa ci dai? Poeta, no. Alessandro, un piatto, diciamo, antico. Però sempre in vigore, certo. È un piatto modernissimo. Io ho trovato qualcosa che coniuga molto bene la semplicità e la raffinatezza di questi due ospiti e dei loro prodotti, che è il miele. Perché il miele è ad un tempo semplice, ma allo stesso tempo raffinato. E Federico García Lorca, questo poeta spagnolo straordinario, ha proprio dedicato una poesia che si chiama Il canto del miele. Fra l'altro è pienissimo di colore questa poesia. Come noi oggi, allora. Esatto, infatti, è per questo. È una poesia molto delicata per voi. Il miele è la parola di Cristo, l'oro del suo amore, il meglio del nettare. La mummia della luce di paradiso. L'alveare è una stella, è pura, un pozzo d'ambra che alimenta il ritmo delle api. Seno di campi tremulo d'aromi e di ronzii. Il miele è l'epopea dell'amore, la materialità dell'infinito. Anima e sangue dolente di fiori condensati attraverso un altro spirito. Così il miele dell'uomo è la poesia che emana dal suo petto addolorato, da un favo con la cera del ricordo creato dall'ape nell'intimità. Il miele è come il sole del mattino, con tutta la grazia dell'estate e il fresco antico dell'autunno. È la foglia appassita ed è il frumento. O divino liquore d'umiltà, sereno come un verso primitivo, tu sei l'armonia incarnata, lo spirito geniale di liricità. In te dorme la malinconia, il segreto del bacio e del grido. Dolcissimo, dolce. Questo è il tuo aggettivo, dolce come il ventre di una donna, dolce come gli occhi dei bambini, dolce come le ombre della notte, dolce come una voce. O liquore divino della speranza, dove anima e materia unite trovano il perfetto equilibrio, come nell'ospite, corpo e luce di Cristo. È la superiore anima dei fiori, o liquore che hai unito queste anime. Chi ti gusta non sa che inghiotte lo spirito d'oro è autentico della stessa poesia. Bellissimo. Alessandro Riccio, grazie. Alessandro, è perfetta. Un complimento? Sì. Io lo battezzo il secondo Dante. Non l'ho so mica scritta io, l'ho soltanto letta. Va bene, anche leggere c'è anche interpretare. Bella. Beh, Alessandro Riccio è un attore si sa, conosciuto. Ragazzi, quindi buona dolcezza a tutti. Grazie. Una buona settimana. Grazie. Ce n'è bisogno, grazie. È vero, ce n'è bisogno. La poesia con il cibo fa parte delle sensazioni. Mi piace questo angolo dedicato a ritrovare un po' di armonia anche attraverso le parole. Allora, invece troviamo armonia nel cercare di rifare qualcuna di quelle che vorrei venissero inquadrate cupcakes della Tower. Bene? Sì. Ecco. Allora, di che cosa abbiamo bisogno, Marzia? Allora, nonostante siano comunque di origine anglosassone, diciamo, abbiamo degli ingredienti che tutti, diciamo, troviamo in casa. Meno male. Quindi abbiamo della farina, del burro appumata, dello zucchero, delle uova, del lievito e della vanillina. Bene, allora burro pomata che cos'è? Burro pomata non è altro che il burro a temperatura ambiente, quindi magari si consiglia di toglierlo dal frigo la sera prima per poi poterlo lavorare il giorno dopo. Bene, allora cominciamo. Allora, prima cosa il burro. Quindi noi mettiamo, se ce l'avessimo in casa, se ce l'abbiamo, se non ce l'avessimo, beh, pazienza, facciamo a mano, no? Sì, no, comunque ora io uso un macchinario, sì, però anche con la frustina elettrica va benissimo, insomma. Allora,
Quindi noi mettiamo questo burro pomata e ricordiamo che stiamo per fare, o adesso li inquadriamo, i cupcakes, che sono queste monoporzioni di dolcetti che possono essere utilizzati per festeggiare gli amici, per portarli anche a una cena. Poi mettiamo, insomma, lo zucchero. Per i bambini, per noi. Giovanni, ti nominiamo assistente, va bene? Grazie, maestra, ecco. Maestra in scena. Posso guardare? Lo zucchero, sì, sì, puoi guardare, va bene. Diamo una piccola botta. Allora, noi abbiamo messo il burro pomata e lo zucchero. E lo zucchero. E mentre noi seguiamo questo momento, no, con la planetaria, io direi di lanciare il nostro quiz, che oggi premierà coloro che risponderanno alla domanda qual è la canzone, qual è l'interprete, qual è anche l'anno. Con che cosa darai, Marzia? Praticamente, come la scorsa volta, regaleremo una torta. Avete presente una torta di queste, insomma, così, una torta di Marzia. E se lo vinco io? No, te lascia perdere e buono e zitto. Allora, a questo punto noi dobbiamo unire le uova. Vogliamo, sì, ricordare quanto burro abbiamo messo, te lo ricordi? 225 grammi di burro. Ah, la canzone non l'abbiamo fatta. Questa è una ricetta per le cupcake. Aspetta, la canzone. Bene, eccoci qua. Babbo, ok. Zitto. Allora, 225 di burro. Di burro, va bene, pomata. Sì. Poi 225 grammi di zucchero. 225 grammi di zucchero, quindi abbastanza semplice. 4 uova. E 4 uova intere. Sì. Poi anche mettiamo questo. E la farina? Sempre 2,25, quindi è un tanto per tanto per tanto. Sono le cupcake alla vaniglia, che è un impasto base, e poi largo al, diciamo, spazio alla fantasia, perché possiamo farle al cacao, possiamo aggiungere la frutta secca, possiamo aggiungere lo zafferano, possiamo aggiungere tante cose. Mandorle, diciamo, queste, le mandorle, assolutamente. Quindi questa è la base che una ci base può servire per, sì, fare questi, aggiungiamo non la farina, tortine, potremmo dire, no? Quindi 225 di burro pomata, 225 di zucchero, 225 di farina, poi aggiungiamo un cucchiaino momento di vanillina, una bustina, ecco, e un cucchiaino raso di lievito, ecco fatto. E quindi praticamente, quindi tutti gli ingredienti insieme, sì sì sì, assolutamente, più le quattro uova, più le quattro uova, e andiamo a impastare. Nel frattempo io vorrei far vedere queste che vedete, sono gli stampini, Questi sono di che cosa? Sono il silicone? Sono dei pirettini in carta monouso. Ah, e si staccano facilmente? Sì, poi sì, da poi questa? Ti faccio vedere. Sì, 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 ah, sì, sì, ecco, assolutamente. Questi si comprano, sì, normalmente? Dove si comprano? Si compra questi dove vendono la roba di pasticceria, però si trovano anche al supermercato. Sì, diciamo che di buona attrezzata, questi sono i fogli, no, quelli, diciamo, che utilizziamo noi professionisti, ma vengono venduti singolarmente in dei pacchettini da... Ecco, allora questi praticamente sono tutti accessori che noi dobbiamo avere se vogliamo diventare delle brave cake designer. Facciamo andare 2 o 3 minuti. Bene. Giusto per amalgamare e diciamo sfumare un attimino l'impasto. Allora sentite, mentre noi facciamo andare questo bell'impasto, che ti ripetiamo un attimo, noi l'abbiamo messo nella planetaria, ma può essere anche lavorato per chi non ce l'avesse a mano, anche con un, no, frustino elettrico, che ormai tutti in casa abbiamo, sì sì sì. Ecco, allora con un frustino o a mano, noi ricordiamo la telefonata con la musica. Prego, musica, e poi vediamo chi ci sta telefonando. Musica. Bene, fammi da assistente, Giovanni, e sentiamo chi ci ha telefonato. Pronto? Pronto? Buonasera, il suo nome? Silvana. Silvana, da dove telefona? Da San Casciano. Allora, si chiama Silvana. No, sua moglie si chiama Silvana, ma abita in un'altra zona. Allora, Silvana da San Casciano, mi sa dire la musica, quale interprete ha? Arrivederci Roma? Arrivederci Roma? No, niente. A risentirci, okay. Silvana. Arrivederla. Va bene, arrivederci. Allora, mentre noi facciamo andare questo nostro impasto, che ricordiamo essere 225 di zucchero, 225 di farina, 225 di burro pomata, una bustina di vaniglina, un pizzico, un cucchiaino, mezzo cucchiaino di lievito, va bene? E poi non abbiamo messo oltre le 4 uova, niente altro, no? Vero, Marzia? Sì, semplicissimo, un impasto proprio base. Semplicissimo, noi facciamo quell'impasto.
Noi chiamiamo l'ospite di stasera, che è il console onorario delle Filippine, Fabio Fanfani, che ci presenta un libro, Le ricette della zia. Eccolo qua. Buonasera nella nostra cucina. Buonasera, salve, ben arrivato. Allora, un altro libro di cucina. Sì, sono tanti questi libri che circolano. Che differenza ha questo libro? Questo è particolare, perché è un libro di ricette italiane, in particolare toscane, però tradotte in simultanea in lingua inglese, in particolare in lingua tagallo. Il tagallo è la lingua dei filippini. Quindi praticamente qui c'è l'italiano, poi c'è l'inglese, poi c'è il tagallo. Il filippino, sì. Il filippino, che ora facciamo leggere a Giovanni. Ah no, questo sarà molto difficile, almeno il filippino. C'è un posto con il filippino, vai anche il filippino. La portiamo, la portiamo. Va bene. Allora. Lo scambio culturale di cucina. Allora. Io tutte ricette toscane. Va bene, e loro, ma anche queste sono praticamente ricette molte toscane, molto semplici. Sì. Chi è l'autrice di questo libro? Ma è la signora Sandra Dodi. E l'anima del libro è il marito che Giancarlo Lippi, no? Che ha raccolto, ed anche la nipote Ilaria, ecco perché si chiama Ricette della zia. E devo dire, è rivolto soprattutto ai filippini, perché in Italia sono ben 170.000. Ecco, diamo un po' di numeri, perché i primi filippini sono arrivati qua ormai 30 anni fa, potremmo dire, no? E hanno trovato, i primi hanno trovato proprio impiego nelle famiglie, per cui piano piano poi si sono integrati bene. È un esempio di integrazione. Molto, ecco, molto ben riuscita. Pensiamo, vero? Che anche in Toscana sono 20.000. E io credo che questo libro serva molto a favorire l'amicizia con le famiglie filippine e l'integrazione. E poi c'è anche il risvolto umanitario, che i fondi della raccolta di questi libri verranno devoluti ad un'azione umanitaria nelle Filippine, in una scuola, paese, sto villaggio si chiama Bantay, che ha qualche ora di auto da Manila, e serviranno a restaurare questa scuola di bambini poveri. Per questo c'è anche questo risvolto umanitario. E devo ringraziare il signor Lippi di questo contributo che ci ha dato, perché è stato lui a finanziare, ecco, tutta quest'opera. Allora, comunque, vedete, un libro di cucina un po' diverso, anche se le ricette sono ricette, alcune ho visto che sono tratte proprio dalle famiglie, no? C'è una torta di una signora, poi della Tajuti, quindi sono cose abbastanza semplici, però è un modo che testimonia proprio il successo di un'integrazione. Esatto, no? Esatto. Io fra l'altro so che abbiamo anche tanti filippini che ci seguono, perché capita, andando fuori, magari vedono e mi fanno viva aspettando il TG, quindi... Me l'hanno detto alcuni che conoscevano la trasmissione molto bene. Anzi, dice che hanno imparato alcuni delle ricette proprio seguendo Aspettando il TG. Mi fa molto piacere. Forse ci sarà l'opportunità di un'esibizione. Ma li portiamo a cucinare. Per uno scambio culturale. Li portiamo proprio a cucinare. Italiani e filippini. Poi ricordiamo che le Filippine sono state meta classica, no, di viaggi di noi italiani, e sono meravigliose, ma sono anche povere, hanno anche tanti problemi. Sono delle, no, aree molto depresse. Molto, molto. C'è questo quartiere che ho visitato recentemente di Tondo, nella periferia di Manila, dove ci sono le cosiddette montagne fumanti di rifiuti, dove vivono centinaia di migliaia di persone. Appunto. E veramente i disagi sono tanti. Ecco che anche piccole cose, piccoli contributi, sì, ma... servano a migliorare la vita. Poi pensate, allora, comprando questo libro si può aiutare a restaurare una scuola. E quindi questo è molto molto bello. Allora, senta console, lei segue ogni tanto il rito di prendere ogni giovedì santo il pan di ramerino, ma o no? Ma più che altro sono quei riti che è bene rispolverare, perché, vero? Un tempo, io mi ricordo, da ragazzo usavano molto, adesso stanno rivenendo fuori. Perché c'è sempre il pan di ramerino ormai, no? Esatto, in questo periodo. Tutto l'anno poi. Però prima si trovava nei bar così, anche fuori il periodo pasquale. Sì, sì. Ora si trova più facilmente da un fornaio. Il fornaio ce l'ha fino a giugno, poi la stagione estiva viene un po' lasciato. Sì, sì. Comunque è di vecchia tradizione. Invece, senta, lei che frequenta continuamente le Filippine, giustamente con il suo incarico, mi racconti un po', là hanno un gusto molto barocco anche nei dolci, molto particolareggiati, sono... Speziati. Speziati, sì, ma anche
anche belli a vedersi, vero? Sì, che molto cos'hanno? Folklore, ecco, loro si basano molto anche sul colore, diciamo la presentazione è molto importante per loro. Usano molte gelatine, tanti fiori, tanti fiori, sì, curano molto la parte estetica, oltre al contenuto. Poi diciamo che hanno dei dolci particolari come il Buku Pie. Quindi, il Buku Pie che cos'è? Lo conosci, è un Marzia, dolce Buku Pie? Del cocco, no. È un dolce fatto di cocco, cocco freddo. Noi il cocco lo conosciamo noi, solido, ma è la pasta del cocco, è buonissimo. È buonissimo. Una specialità. Senta, ma nelle cerimonie, le torte, come sono? Con tanti piani come quelle torte della molto nostra? Grandi, sì. Molto grandi, e in genere si usa utilizzare dei simboli, degli emblemi, o la bandiera delle Filippine, o se c'è la... Ecco, per questo in base a che cosa si deve commemorare, c'è sempre, spessissimo, c'è sempre una torta con una stampa, diciamo, un festone, ecco, che rappresenta il motivo il momento, di quel momento in cui viene presentata questa torta. Ma anche noi ce l'abbiamo, vero Marzia? Perché te hai messo una toga là, no? Che cos'è? Il cappello di un laureato? No, sì, il tocco. Di una dottoressa. Di una dottoressa. Si è laureata in enologia. Ah, in enologia, e quindi anche ci siamo ispirate, poi vero, delle cose particolari per sì, poter rappresentare il momento. Qualsiasi cosa serve per lo spunto poi per realizzare il progetto e quindi personalizzare sul festeggiato la torta, assolutamente. Benissimo. Bene, allora noi continuiamo la ricetta, se le fa piacere rimanere qui fra di noi, se no la chiamiamo all'assaggio finale, va bene? Ricordiamo il libro, le ricette della zia, della signora Dodi, scritto Sandra dal marito Dodi, Sandra sì. Dodi, e sono delle ricette molto semplici ma che hanno la peculiarità di essere scritte in inglese e in filippino, bene. Va bene? Allora ricordiamo un attimo, Marzia per favore, sì. Dobbiamo fare le cupcakes della Tower, va bene? Sì. Praticamente, allora abbiamo messo tutti gli ingredienti. Ricordiamo abbiamo, quale quantità però. Allora, 250 grammi di farina, 250 grammi di burro pomata e 250 grammi di zucchero. Quindi prima non avevamo detto 225? 225, scusa. Ecco. Perché c'è un'altra ricetta, mi sono mangiata. Quindi 225, hai ragione Anna Maria. Bene. E poi abbiamo aggiunto 4 uova, un cucchiaino di vanillina e un cucchiaino raso di lievito. Ecco, questa e abbiamo è la impastato. Ricetta base, sì. Tra l'altro guardate, lavorandola con questa piccola planetaria diventa viene... bella soffice, mamma mia, questa sembra ti garantisco gelato, che è buona anche da cruda, sì, ma sì. Non voglio, no, basta, stasera troppo devo resistere, troppo. Farò quindi ci avvaliamo di una sacca poche per, sì. Mi vuoi dare una mano? Ti aiuta Giovanni il preciso, no. Mentre io ricordo grazie, la musica che darà diritto, se risponderete, ad avere offerta questa bella torta delle torte di Marzia di via Ernesto Guevara a Prato, va bene? Musica. Gira. Allora, mentre loro cercano faticosamente di mettere girare, tutto questo impasto, io direi di accendere il forno a quanto? 175 gradi, Anna Maria. Bene, quindi forno preriscaldato. Benissimo, io l'accendo perché è importante farli entrare quando è ben caldo e aspettiamo la pubblicità. Allora, torniamo qui a fare con Marzia i cupcakes. Sì. Abbiamo detto, mentre intanto inizia a riempirlo, abbiamo detto 225 grammi di farina, 225 grammi di burro pomata, 225 grammi di zucchero. Poi abbiamo aggiunto 4 uova, la vanillina e un cucchiaino raso di lievito. Con la planetaria diventa una bellissima omogenea, sì, è molto crema. Spumosa ed omogenea e quindi avrà una lievitazione, diciamo, bella in forno poi. Andiamo a riempire per 2/3 perché poi vedrete che... Crescono da morire questi, sì. Qui, quindi dobbiamo assolutamente stare attenti perché, sì. Altrimenti il rischio è che fuoriescano, allora brucia, dopodiché non è tanto il fatto di bruciarne uno, è che dopo puzza di bruciato tutto, è vero? Sì. Allora andiamo
a rimettere un pochino. Abbiamo detto che queste formine sono formine di carta. Sì, pirottini, i classici pirottini. Pirottini, sì, com'è sì, che sì. Non sono di silicone? No, si possono utilizzare anche di silicone, però così sono poi pronti all'uso. Ti faccio vedere come si tolgono dalla griglia. Ecco. Olè. Avete capito, perché così sono quelli che direttamente noi metteremo in queste nostre, ora lei le chiama le towers, che sono queste sorte di alzatine, ma noi abbiamo delle alzatine per esempio come benissimo. Questa, no, dove Giovanni ha messo la sua torta di rose, vedete che è perfetta. Sì, eh? Sì, 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 sì. Vedete, benissimo, un bel piatto essere... di portata va benissimo. Esattamente. Eh? Allora, inforniamo, ricordiamo 175 gradi in forno preriscaldato. Eccola, Giovanni, con l'aiuto di Giovanni. Gentilmente. Andiamo oggi a salire. Ci siamo dati proprio al dolce. Tempo di cottura circa 20 minuti. Comunque basta, prova stecchino. Prova stecchino, però ricordiamo che deve essere acceso prima, perché se no non lievitano bene. Tutte le torte devono essere, perché quando devono entrare in forno devono avere una certa temperatura, sennò altrimenti i dolci si affloscia. Si affloscia. Allora, a questo punto noi dovremmo pensare un po' alla farcitura. E allora, che cosa andiamo a fare? Per la farcitura io ovviamente l'ho già pronta, poi ci dedichiamo magari a qualche decoro. È della crema al burro, quindi ancora il burro protagonista, lo zucchero a velo. E praticamente poi l'aroma, a questo punto abbiamo ripreso un gusto della Cupcake Tower, quindi nocciola. Si sente proprio l'odore di nocciola. Mia. E poi andremo a decorare con del croccantino. Qui non c'è punta del croccantino di nocciole, vero? No, ma no, 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 c'è tanta allegria. Scusami. Certo. Allora, a questo punto, noi, ovviamente, per farvi vedere come le decoriamo, dobbiamo andare a ritirarle fuori dal nostro forno. Sì. Andiamo a ritirarle, le abbiamo detto che abbiamo messe per quanti minuti? 20 minuti. 20 minuti a 175, ma preriscaldato, quindi non è che accendete e poi mettete. Guardate che lievitazione incredibile. Perfetto. Allora, già senti Marzia, però io volevo dirti, se uno non volesse farcire, no, con creando queste piccole golosità che tu presenti, e volesse invece metterci delle gocce di cioccolato, dei pezzettini di mela, praticamente vanno inseriti nell'impasto. Sì, una volta finale, fatto l'impasto, questo a macchina o comunque il frustino elettrico, va aggiunto o che sia la frutta, uva sultanina, gocce di cioccolato, dopo a mano, va girato a mano con una perché Marisa. La Marisa chi sarebbe? O leccapentole. Ah, la leccapentole, ho detto cosa? Si chiama anche Marisa. Va bene. Allora, con la Marisa si va ad amalgamare e poi si mette sempre in pirottino e si mette in cottura. Bene, adesso procediamo. Credo che si debba tagliare qualcosa. No, guarda che bellezza. Là. Se hai un bel piatto di portata, mettiamo su. Io vado a prendere subito un piatto di portata, bello bello, aspetta. Sono comodissime per noi pasticceri queste griglie. Opla. Grazie Giovanni, eccolo, abbiamo anche qua l'assistente stasera. Perfetto. E andiamo a posizionare le nostre tortine. Tieni Giovanni, aiutaci, guarda. Olè. Quindi come vedi si presentano benissimo. Già anche sono belle così, siamo sinceri. Allora, le cupcake, devi sapere che non solo si utilizza il frosting, crema di burro, ma possiamo utilizzare anche della cheese butter cream, quindi aspetta, con l'ausilio. Aspetta. Il frosting butter di burro, la cheese butter cream. Cioè, allora, la cremina che vediamo su ogni cupcake si chiama frosting. Il è questa frosting, io prendo una di queste. Allora, voglio prendere questa rosa, va lampone, bene? Lampone, sì. È lampone, posso toglierla, rimetto un pochino a posto. Va bene, allora ecco qua. Allora, questo si chiama frosting. Frosting, va bene? Ecco. Ed è la tipica cremina che è appunto aromatizzata, viene a base di, ricordiamolo, crema di burro, quindi burro e zucchero a velo più l'aroma che si è scelto, insomma. No, di questo qui no, no, questo è buono, no, guarda. Non ce l'ho un cucchiaino. No, guarda, lui lo vuole mangiare. Aspetta, perché come bambini, Giovanni, no, no, permetti, no. Tieni, Giovanni, guarda. Con la salsa di lamponi che faccio io con la polpa di frutta. Quindi abbiamo detto, questo è un modo, l'altro invece poi possiamo... Buonissimo. Buona. Bisogna si può utilizzare anche la butter... La cheese butter cream, quindi con l'ausilio di formaggio, in questo caso il Philadelphia che abbiamo noi, allora, è adattissimo. La cheese butter cream sarebbe una...
crema al burro e formaggio sarebbe, sì. Però alla... dolce, leggermente salata, utilizzata solitamente per le red velvet, che è un tipo tipico di, all'americana, proprio di tortina, di tortina. Quindi diciamo, come noi abbiamo la torta di formaggio o il cheesecake, dove usiamo del formaggio che alla fine non sa di formaggio, che sono questi formaggi che non sanno praticamente di niente, così è, però è una cremosità meno intensa di quella del burro, perché il burro è... Sì, perché poi montandolo in planetaria diventa molto soffice, si spuma, e quindi quando lo si va... Allora, noi abbiamo visto, ci sono due modi per farcire questa... No, anche altri due, ganache altri e poi... Eliminiamo frosting con un po' di marmellata e andiamo a coppare della pasta di zucchero smerlettandola, magari mettendola sopra, e poi andando a decorare, quindi si personalizzano anche le cupcake. Mamma mia, senti, fammi quello che vuoi, basta che noi personalizziamo qualcosa per Giovanni, perché è lì che sta lì proprio con l'altro. Allora, ancora con l'ausilio della sacca a poche, che è indispensabile per le cupcake. La Marisa e questa, va bene? Tieni. Allora, nel frattempo la musica, vogliamo dare questa opportunità, è meglio che... Allora, andiamo un po'... Certo, guardate. Resistere. Molto spumosa, eh? Quindi noi proprio abbiamo nocciola. Abbiamo detto che ci vogliono qui la crema di burro. Come si fa? Vogliamo ricordarlo? Allora, che se non è semplice. Diciamo, per questa quantità basterà 100 grammi di zucchero a velo, 100 grammi di burro a pomata, quindi si consiglia di toglierlo dal frigo la sera prima. Lo andiamo a miscelare con la frusta elettrica o con un robottino, con una... Quindi vedete, sembra molto di più, in fin dei conti un etto di burro e un etto di zucchero a velo, quanto ne potremo mangiare, voglio dire, passami il cucchiaino Giovanni, passami un cucchiaio, non ce la faccio più, basta. Poi quando monta, diciamo che aumenta il suo volume, quindi si spuma. Grazie, non ce la faccio. Vai. Ok. Questa è nocciola con una puntina di rum. Ora non ho resistito, la bambina 2. Ma ha fatto bene, i peccati vanno fatti, sennò che si va. I peccati vanno fatti, poi se ci ha consigliato Giovanni di fare. Ma allora, come si faceva a resistere, scusami? Poi allora, quindi burro con il zucchero a velo inserito poco per volta, quindi lo facciamo prima, diciamo, a mano. Allora, avete visto questo momento, scusami tanto, avete visto come è, guardate. Questo è un barbatrucco, con il tarocco, si chiama tarocco questo utensile. E si va praticamente a spingere in modo che non entrino le bolle d'aria che poi fermerebbero il nostro decoro. Percorso nel decoro. Sì, il nostro percorso, sì. Allora, abbiamo messo nella sac à poche, dopodiché... Vedete che mentre prima noi avevamo tagliato il sac à poche, quando adesso avevamo messo l'impasto, no, per fare i dolcetti, scegliamo ora il tipo di beccuccio. In questo caso ho scelto un riccio, un beccuccio riccio, perché vogliamo fare un ricciolone, un bel riccio grosso. Se facciamo i ricciolini piccoli, prendiamo un beccuccio piccolo e facciamo la prima. Ecco, senti. Anche una bella meringa, no, con queste è come una bella meringa. Una bella meringa. Senti, allora, il problema sorge nel trasportarle, nel conservarle. Quanto tempo per portarle, insomma, come si fa? Bisogna avere un... Allora, io praticamente ho delle scatoline apposta appunto per poter asportare questi dolcetti, bijou. Per quanto riguarda la conservazione, diciamo che se conservate in frigo in un contenitore ermetico 3 giorni, se le vogliamo addirittura, insomma, magari dobbiamo preparare la festa del proprio bambino, non so, la comunione, e ci vogliamo dilettare, allora possono essere fatte anticipatamente e congelarle anche. Ecco, senti, io ho notato queste che tu stai presentando sono molto lussuriose nel top, no? Nell'alto, mentre il dentro rimane morbido ed è quello tipo, non i pan di Spagna, no, ma no, è un torta... po' più compatto, sì, è una velatura un po' più compatta, essendoci del però burro. Però non è, diciamo, bagnata questa non qui. È bagnata, no. Ecco. Però c'è possibilità anche di inserire, oltre agli ingredienti che ti avevo detto, non so, tipo una marena dentro, piuttosto che variegare alla Nutella, inserire della marmellata. No, la Nutella, no. E quindi no. Esatto.
No, 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 no. E poi andiamo, ecco. Vieni Giovanni, perché vieni a aiutare. Perché questo dolce dura un po' troppo? Sai che si fa? Si fa e si mangia istantaneamente. Ecco, dici, ma chi li conserva questi dolci? Entrano in casa e immediatamente finiscono. Pronto? Buonasera. Buonasera, il suo nome? Maria Grazia. Maria Grazia, da dove telefona? Firenze. Ah, bene, bene, vicino. Lei conosceva quest'arte applicata alle torte? No. Però le piacerà ricevere se è una torta dolce, del genere. Sì. Bene, allora vediamo se lei mi sa dire l'autore, la canzone e l'anno. Allora, a me mi sembra Ti amo di Umberto Sozzi del 77. Niente, mi dispiace Maria Grazia. Continui a seguirci però. Va bene, grazie. Sembrava, quasi. Allora, facciamo risentire la musica, per favore. Ecco fatto. Allora, noi ci siamo. Stop. Vediamo se c'è qualcun altro che fa ancora delle telefonate. Va bene? Allora, queste sono praticamente le nostre cupcake pronte, sì. Cupcake pronte. Invece sono anche molto veloci da fare. Assolutamente. Sì. Poi ora ne apriamo una per far vedere l'interno. Vogliamo ricordare attraverso la videata degli ingredienti come si fa questa cupcake. Allora, sì, del burro pomata, quindi è consigliabile toglierlo da frigo la sera prima per lavorare il giorno dopo. Sono 225 grammi, poi 225 grammi di zucchero, 225 grammi di farina, 4 uova, un cucchiaino raso di lievito e un cucchiaino raso, una bustina diciamo di vanillina. Per la crema di burro invece 100 grammi di burro sempre pomata, 100 grammi di zucchero a velo e l'aroma diciamo, possiamo aggiungere del cacao piuttosto che diciamo delle essenze, insomma del formaggio come dicevamo e quello poi. Io in questo caso ho utilizzato della pasta nocciola, pasta aromatizzata alla nocciola e un pochino di rum per dargli quel che in più. Bene bene, abbiamo la telefonata, pronto? Sì, buonasera. Buonasera, sono Stefano da Pistoia. Stefano da Pistoia, buonasera. Lei vorrebbe ricevere una di queste torte? Se possibile. Ecco, vediamo un attimo, è un esperto di musica? No, però qualcosa mi ricordo. Vai. Allora? Allora, secondo me è Dolce di Giorno, di Lucio Battisti, una canzone del 66. Dolce di giorno, fredda di sera. Quella? È quella, sì, ma come ha fatto a individuarla? Era Battisti, le piaceva molto? Purtroppo per l'età era uno dei nostri idoli ai nostri tempi, per cui... Ha perfettamente ragione. Senta, le piace anche il pan di ramerino che ha fatto Giovanni? Certo. È vero, Quindi siamo andati dal proprio spaziando... Dalla modernità all'antico. All'antico, va bene. Grazie, allora lasci il suo nome e appunto... Che poi sarà contattato. Grazie a voi. Va grazie. Bene, arrivederci, a presto. Buonasera. Grazie. Allora, senti, arriviamo a questo punto. Una, apriamola, perché chi resiste? Prendiamo un altro ennesimo piatto. Subito, prendiamo un piatto. Che bravo Giovanni, grazie. Questo. E vogliamo vedere, questo lo togliamo qua. Chissà che c'è dentro, Anna Maria. Vedere, io voglio vedere questa. Allora, intanto brava, è il modo giusto. Allora, apriamo tutto il pirottino. Apriamo lo allarghiamo il pirottino. Come... Va bene? Sì. Però tu sei curiosa, Anna Maria. No, insomma, scusami, aver portato 100 di questi qui senza poterli assaggiare è vero. Oh, guardate. Vedete, quindi queste sono veramente molto adatte. Ora, in questo caso è semplice, quindi non c'è nulla, ma se no si vedrebbero le goccioline di cioccolato oppure la granella di nocciole, si potrebbe vedere la frutta, l'uva sultanina, insomma, spazio alla fantasia anche qua. Senti, la facciamo assaggiare subito al nostro Giovanni. Tieni Giovanni, assaggia. Ecco qua. Grazie, molto. Allora, invece, mentre, mentre assaggia, assaggiamo tutti, ormai assaggia anch'io. Io direi di parlare un secondo solo delle torte, queste torte meravigliose che hai fatto,
E che sono le torte per i festeggiamenti nuziali, eccetera, eccetera. Sì, racconta. Infatti ora tra poco inizierà il periodo delle cerimonie e quindi si raccomanda di prenotare con anticipo, anche perché realizzare queste torte, ovviamente, come avrete visto, diciamo, occorrono diverse ore di lavoro a seconda del progetto che decidiamo, insomma, con il cliente, quindi della personalizzazione. L'interno, quindi, ricordiamo che sono torte non all'americana, ma all'italiana, quindi con una base, quindi, di burro molto sostenuta, sì, no? Infatti. Quindi abbiamo il classico pan di Spagna con la chantilly, gocce di cioccolato, granella di nocciole al cioccolato, quello poi decidiamo insieme al cliente, quindi a seconda proprio dei gusti che più piacciono. Le farci possono essere bagnate, possono essere... Sì, utilizziamo una bagna aromatizzata, da abbinare, certamente sono molto morbide. Anche a morbide. Base di frutta. Quindi una classica torta di pasticceria. Però con tutta la personalizzazione in pasta di zucchero poi sopra. Bene, allora a questo punto non ci resta che avere qualcosa da festeggiare, assolutamente, sì, assolutamente, per poi poter usare sia il nome della Marzia, che è questo indirizzo prezioso che ricordiamo in via Ernesto Guevara a Prato, sia invece per gustare la semplicità vera del nostro Giovanni. Apriamo anche il suo di dolce, perché se no ha detto aspetta poi un po'. questo ma io sento. Ma aprirò la rosa, va bene? Eccola qua, guardate la rosa invece, che è fatta sempre con una pasta lievitata, vero Giovanni? Sì, questa è pasta brioche. Pasta brioche, quindi una cosa anche difficile. Guardate com'è bello ricco questo. Vieni, Marzia, ti tocca. Sì, assolutamente. Insomma, gira di gira si fa merenda e cena qui. No, ormai merenda. Buona! Merenda potremmo dire che è passata. Cosa sarebbe un festeggiamento senza torta? Bravo Giovanni. Bravo Giovanni, sapete che vi dico? Ci vorrebbe la musica, perché noi stiamo mangiando. Dimmi, prego. C'è una persona a Pistoia ed è matto di te e della trasmissione. Osvaldo! Osvaldo, guarda. Siamo Osvaldo. Osvaldo, io la saluto visto che è matto. Osvaldo, sentissimo questo dolce. Ma Osvaldo, sentisse i pirottini come son bonini. Anzi, guarda, a questo punto io approfitto della fine della trasmissione. Non ce la faccio. Io saluto la nostra Marzia, saluto il nostro Giovanni il Preciso, saluto tutti voi. E guarda, iniziate a fare dolci in casa.